Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì 24 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Saluto a Venere che se ne va. Quanti cambiamenti di recente nel vostro cielo, ma questo in particolare vi spiacerà parecchio, perché è proprio il vostro astro guida Venere a fare valigie salutandovi e per circa un annetto dalle vostre parti non si rifarà più rivedere. Qualcuno che provvede a consolarvi, però c'è e non si tratta di Plutone che in mattinata bisticcia con la Luna, piuttosto della Luna stessa, che passando nel vostro segno dal primo pomeriggio riporta l'attenzione sugli affetti, la natura, l'arte, tutti argomenti a cui siete sensibilissimi, tanto più che a metterli in luce con una lente di ingrandimento provvede il Sole in sestile. Dunque sia alla cultura, al dibattito, alle letture di spessore. Se il cuore perde qualche colpo la mente lo riguadagna avvantaggiandovi. Ostacoli e difficoltà su molte cose, imprevisti, circostanze sottovalutate, improvvisi impedimenti. Tutto è temporaneo ma non bisogna negarle né sottovalutarle, piuttosto dovrete impegnarvi nel risolverle. Lasciatevi trasportare dal vostro buon senso e rimediate agli errori commessi che potrebbero compromettere in parte il vostro futuro immediato. Troppo tempo a telefono e al computer non vi farà bene, c'è il rischio che vi chiudiate in voi stesse e perdiate la bussola della vostra vita. Uscite, incontrate persone dal vivo e cercate di distrarvi. Prendi un appuntamento con il tuo dentista per un controllo. La tua giornata sarà difficile perché andrai a cercare il pelo nell'uovo in tutto e per tutto. Amori complicati in agguato, se non siete certi di sopportare il peso di storie a distanza o complicate prendete tempo e riflettete. Abbiate più fiducia in voi stessi, non abbiate fretta nel portare a termine gli impegni di oggi e fatelo quanto più esattamente possibile. Vi aiuterà a conquistare la stima altrui. Il mondo sembra caderti addosso? Niente paura, c'è il rimedio per alcuni mali che ti affliggono. Solo che devi riposare un po' e poi riflettere sul da farsi. Dovreste aggiornare e modificare la vostra filosofia di vita, oggi come non mai potreste sentire l'effetto di qualche errore del passato soprattutto nel rapporto con gli altri. Se il cuore vi dice qualcosa e la testa l'opposto, cercate di sgombrare subito il campo da ogni equivoco. Non scegliete mai una strada a metà. O ragionate con il cuore o con la testa. Mattinata senza nessuna pretesa, soprattutto in amore. Nel primo pomeriggio però la situazione si potrebbe capovolgere del tutto e, soprattutto per i single, riservare delle note effervescenti che fanno ben sperare per la serata. Splendida forma fisica. Grinta. Molta ambizione. Evita l'arroganza. Potrai fare nuove conoscenze. Sarai socievole, loquace, convincente. Ampie vedute, spirito di iniziativa e capacità di mettervi in relazione col prossimo sfruttando il vostro fascino, vi permetteranno in molti casi di ottenere ciò che vi preme. Buone possibilità di fare incontri interessanti per le persone single, ricordando sempre che l'amore non arriva a domicilio ma bisogna uscire a cercarselo. Sicuramente la giornata promette bene, poi sta a voi intavolare conversazioni interessanti. Cominciate con l'esplorare le vostre più profonde ambizioni e non abbiate paura a portarle avanti. Indicazione dei transiti planetari che manifesta una variabilità di aspetti, alcuni volti a favorirvi, altri invece tesi a bloccare temporaneamente alcune ambizioni. Continua la lunga sosta del fortunatissimo team Giove-Marte dal segno amico buon vicino dell'Ariete, a vitalizzarvi come nessun altro segno e, specie se nati nella prima e nella terza decade, il pianeta della grinta, della capacità di affermarsi, insieme a quello dell'ottimismo e della fortuna, vi permettono di superare prove e ottenere risultati. Questa giornata, tuttavia, Saturno in Acquario vi rende emotivamente permeabili. Specie se ci sono da sistemare situazioni familiari. In questo momento è molto importante recuperare serenità, forse rispetto ad un paio di mesi fa adesso avete le idee più chiare, anche per quanto riguarda il lavoro. Non è detto che voi dobbiate fare sempre di più, l'importante è fare meglio, è scoprire anche qualcosa di utile che c'è da fare in vista del futuro.
mattinata con broncio sotto tiro di Saturno alto nel cielo in quadratura e con la Luna imbronciata in dodicesima casa. Inoltre, cosa non da poco, oggi salutate la bella Venere che lascia il vostro segno e fino alla prossima primavera non la rivedrete più. Ma che peccato, è stata così gentile e generosa con voi, transitando a lungo nel vostro segno, con tutto l'agio per regalarvi amore, creatività e bellezza, ma ora vi saluta. Tranquilli, non andrà lontano, si limiterà a occupare la vostra seconda casa facendovi spendere parecchio in cosmetici, feste, svaghi. Magari acquisterete un bel regalo per la persona del cuore, la dea dell'amore ne sarà senz'altro contenta. Cambio lunare nel pomeriggio, finalmente la bianca signora vi verrà a trovare formando un bel sestile col sole cancerino, indizio di rapporti sereni, buoni commerci e studi fruttuosi. Amore ed Eros. Gli ideali sono una cosa, la realtà dei fatti un'altra, ma questo non vi giustifica se litigate col partner o lo blindate con la vostra assurda gelosia, vi vuole bene, anzi vi adora e non perde occasione per dimostrarvelo. L'essenziale è fidarsi l'uno dell'altro e comunicare di più, ditevi tutto senza peli sulla lingua, il rapporto ci guadagna. Cari Toro, le emozioni sonnecchiano, ma non demordete. Prima o poi arriveranno bei momenti e grandi soddisfazioni anche per voi. Il lavoro si farà più intenso poco prima delle vacanze estive. Dovrete ricaricare le pile, ma avrete tutto il tempo per farlo. Non ci sono alibi, quindi, non cercatene cui aggrapparsi se tutti gli errori commessi non sono stati un vizio di valutazione ma di presunzione. Allora che si fa? Bagno di umiltà, anche in fretta. Non è il caso di saggiare ora la validità di una storia d'amore cominciata da poco. Mettere in discussione tutto potrebbe rivelarsi una mossa azzardata, se non addirittura un boomerang. Ricordate che Saturno, astro della razionalità e del buon senso, vi rema ora contro. Siate vigili se festeggiate a questo proposito il vostro compleanno nella terza decade, attenzione a non compiere passi falsi. Lavoro e denaro. Capo antipatico presente come un macigno anche quando è assente, persino da lontano fa pesare la sua autorevolezza, cosa che vi inquieta parecchio, ma ovviamente non potete esprimere la vostra rabbia ad alta voce, i bocconi amari si ingoiano in silenzio. Più felice la situazione per chi ha un'attività in proprio, specie se ha carattere commerciale, i vostri clienti vi adorano e fanno la fila per farsi seguire da voi. Benone anche gli studi che oggi giungono a conclusione, se era l'ultimo esame della carriera universitaria finalmente ve lo siete scrollato di dosso, liberi tutti, padroni di partire per le vacanze quando vi pare. Le perdite stanno di gran lunga superando le entrate. Mettetevi di impegno e cercate un lavoro redditizio il prima possibile, con un po' di fortuna lo troverete a breve. Non contrastate chi in questo momento è al di sopra di voi. Giove vi invita all'elusione diplomatica, molto più conveniente, specie se nati nella prima decade. Non vi pentirete di questa tattica molto più opportuna di un confrontamento diretto. Benessere. Stanchezza e un filo di mal di schiena in mattinata, ma nel pomeriggio tornerete padroni di voi stessi e del vostro corpo. Dopo una buona cenetta o un gelato due passi nonostante il caldo vi rimettono subito in sesto. Ma qui non è il soma che comanda, piuttosto l'umore, tenetelo alto. Tra i colori da indossare bianco latte, giallo sole e il verde che vi sta d'incanto, in barba alla superstizione inglese che lo sconsiglia per l'abbigliamento perché le fate ne sarebbero gelose. Ma poiché siete elfi e fate anche voi. Una persona amica vi ha fatto un torto e per questo non riuscite a tirare fuori un sorriso in questa giornata. Difficile metterlo da parte. Provate così a concentrarvi su altro, vi aiuterà a non pensarci. Per lei, acquisti frou frou e se gli affari girano bene e i vostri investimenti non languono come accade ad altri, vi sentite sollevati da un grosso peso e pronte una volta tanto a folleggiare tra centri commerciali e boutique. Aspettate almeno i saldi. Per lui, stasera in cucina ci siete voi, specie se avete invitato la new entry con l'intenzione di conoscerla meglio. A cominciare dai suoi gusti in fatto di cibo, naturalmente. E va così che parlando di ravioli, di branzino e di tiramisù,
si passa dalle parole ai fatti, tra le belle lenzuola di seta acquistate per l'occasione. Colore delle emozioni, giallo limone. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.